Solo alcuni dei cappelli realizzati nel corso degli anni, tutti modelli differenti, lavorati con qualsiasi tipo di filato, anche filato di riciclo, lana, cotone, microfibra, acrilico, non in ultimo il cappello da pescatore in raffia di cellulosa, e tutti realizzati secondo i calcoli che vi vado a spiegare di seguito. Questo è un cappello stile pescatore realizzato in raffia di pura cellulosa, e approfitto di questo lavoro per spiegarvi come prendere le misure per creare cappelli personalizzati da lavorare con qualsiasi tipo di filato e di uncinetto. Pochi calcoli e qualche formula matematica e avrete i vostri cappelli personalizzati per grandi e per piccini. Per realizzare i nostri cappelli su misura abbiamo bisogno di pochi dati. Ci serve la circonferenza della testa e la lunghezza totale del cappello. La circonferenza della testa la possiamo misurare con un metro passando tutto intorno alla testa, ad un centimetro dall'attaccatura dell'orecchio, giriamo tutto intorno e abbiamo la nostra circonferenza della testa. Da questa ci andiamo a ricavare la corona, questa, che è la parte superiore del cappello. Poi abbiamo l'altezza retta, che è quella che viene lavorata dopo la corona o calotta, e poi l'altezza finale, che è a discrezione di chi sta facendo il lavoro in base alla lunghezza che vuole fare. Vi faccio un esempio pratico. Partendo dalla mia circonferenza testa, che è di 58 cm, ci andiamo a ricavare la parte superiore del cappello, che è il diametro o la corona, in questo modo. Facciamo 58 diviso pi greco, che corrisponde a 3,14, mi dà un risultato di 18, con un numero periodico. Se dopo la virgola il numero periodico è superiore a 5, lo arrotondiamo per eccesso. Se è inferiore, lo arrotondiamo per difetto. Quindi, dalla mia circonferenza testa, mi sono ricavata la misura della corona. La corona viene lavorata con tutta una serie di aumenti fino a formare un cerchio che abbia questa misura. Dopo l'ultimo giro di aumenti si va a lavorare per la parte retta, se il cappello è di una forma particolare, oppure si va a lavorare fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Il cappello che da pescatore che ho realizzato ha tre sezioni: la corona, la parte retta e la falda che va a concludere il cappello. Va bene? Il diametro intero lo abbiamo calcolato ed è 18, la metà è 9. Una volta che abbiamo stabilito l'altezza che vogliamo dare alla falda del cappello, io darò un'altezza di 5-6 cm, da queste misure possiamo andare a ricavare la parte retta. Per sapere la misura totale del nostro cappello
possiamo misurarlo dal centro della fronte, passando per il centro della testa e andando a fermarci al centro della nuca. Questa è la lunghezza totale del nostro cappello. La mia è di 23, quindi avendo stabilito l'altezza della falda, avendo l'altezza totale del cappello che è 23, ci andiamo a ricavare la misura della parte retta da lavorare in questo modo: 23 meno 9, che è la metà del diametro, meno 5, che è l'altezza della falda, mi dà un risultato di 9 centimetri. Questa sarà l'altezza retta del mio cappello. Questa parte intermedia corrisponde anche alla circonferenza della testa. Una volta che abbiamo calcolato tutte le nostre misure, possiamo procedere alla realizzazione del nostro cappello. Quindi abbiamo circonferenza della testa, altezza totale, vi ho fatto vedere come poterla misurare. Nel caso, consultate le tabelle che potete trovare benissimo in rete e che vi possono essere di supporto. Abbiamo l'altezza retta, in questo caso perché è un cappello a più sezioni, e la falda. Dalla circonferenza della testa ci siamo ricavati la corona, dalla lunghezza totale ci siamo ricavati l'altezza retta da lavorare dopo aver terminato tutta la parte superiore della corona. Se invece è un cappello come la classica cuffia, abbiamo solo due sezioni, sempre la parte della corona e poi tutta la rimanente parte che va a costituire la parte retta. L'andiamo a ricavare dopo aver calcolato la corona, una volta che abbiamo terminato. Dopo l'ultimo giro di aumenti andremo a lavorare per tutta la lunghezza totale del cappello senza fare più nessun aumento. Vi prendo come esempio sempre le mie misure. La corona 9 centimetri, l'altezza totale 23. 23 è per un cappello che va a coprire le orecchie. Se invece volete un cappello più lungo, che la calotta scende verso il dietro, andrete ad aumentare la lunghezza della parte retta. Per questo tipo di cappello, la parte retta ce la calcoliamo in questo modo: lunghezza totale meno metà della calotta. Quando l'andiamo a misurare, io vi faccio l'esempio su questo cappello che sto lavorando. Ho finito di lavorare il diametro della calotta, piego il cappello in questo modo, prendo il metro dal centro fino all'ultimo giro di lavorazione per il diametro della calotta, vedete, è 9. Da qui in poi andremo a lavorare la parte mancante, ossia la parte retta che assieme alla calotta va a formare l'intera lunghezza del cappello. Quindi lunghezza totale 23 meno metà del diametro della calotta, la mia altezza retta
per questo tipo di cappello sarà 14. E questi sono i semplici calcoli da fare per sviluppare qualsiasi misura voi vogliate. Vi spiego brevemente come procedere per la lavorazione dei cappelli. Partendo da un tot di maglie, con una serie di aumenti andrete a lavorare tanti giri per quanti sono i centimetri necessari al diametro della vostra calotta. Una volta che avete raggiunto il diametro necessario, piegheremo il cappello e andremo a lavorare per la parte retta, partendo dall'ultimo giro di lavorazione della corona e lavorando i giri necessari per la parte retta senza fare più aumenti. La parte retta vi ho fatto vedere come calcolarla e quindi sarà la parte che andrà a concludere la lavorazione del vostro cappello, che assieme alla corona forma l'altezza totale. Molto importante per vedere se avete lavorato correttamente il disco della corona è quello di metterlo in piano, e deve essere perfettamente aderente al piano di appoggio. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!